Primo marzo, buongiorno. Il tempo, si sa che a marzo sarà instabile, ma fino ad ora ne abbiamo avuto ancora freddo, sole, acqua, sole, come a marzo. E possiamo continuare a questo tempo. Siamo in Sicilia. Dato che siamo in Sicilia, vorrei farvi conoscere San Leo Luca da Corleone, o da Corleone, non c'è San Bernardo, c'è soltanto San Bernardo da Corleone, ma c'è anche San Leo Luca da Corleone. Si sa poco di questo santo. Tu sai che tra l'eremita nel monastero di Avena, tra i pendii del Monte Mercurio in Calabria, abate di Monte Mula, che rifulse nella vita eremitica come quella cenobitica, seguendo le regole dei monaci orientali. Il Vangelo, come al solito, contiene quello di San Marco, il capitolo decimo. Versetti 28-31. È la conclusione del giovane ricco o di quel tale che incontra Gesù. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: vedrà, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case, fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo, la parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. La vita eterna. Noi pensiamo, e quando auguriamo la vita eterna, pensiamo che succeda dopo la morte. Invece dobbiamo convincerci che la vita che da Dio è eterna, e la vita che ci è stata donata eternamente, terrenamente, dallo spazio pochissimo a considerare i secoli che passano. Però, ecco, riflettiamo, dato che la vita viene da Dio che è eterno, questa vita che abbiamo sarà eterna, e l'eternità inizia dal primo istante della nostra concezione, già che un uomo, una donna, che iniziano questo tragitto, questo cammino, che se siamo o sono intelligenti e sicuramente seguiamo Gesù e il Vangelo, la buona notizia, una buona notizia, allora sì, credo
che rischiando tutta la vita per il Vangelo, con tutto quello che la vita ci offre, la vita terrena, passeggere, cose vacue, seguendo Gesù, si mettono da parte tutte queste cose, si viene abbracciati da Gesù e non ci manca niente, e non manca niente a chi segue il Vangelo, vive del Vangelo, non solo in questo tratto di strada che facciamo, ma in definitiva la vita eterna, iniziando quando siamo nati, fino alla fine di questa vita terrena, dura, non, dice un detto latino, non omnis moriar, non morirò del tutto, non moriremo, perché siamo stati fatti per l'eternità e iniziamo l'eternità, beata se seguiamo Gesù, infelice, disperata, se non seguiamo Gesù. Questo vale per tutti, non per soltanto i religiosi, come un equivoco che è durato fino ad ora. Non ci sono cristiani di prima categoria e altri di seconda categoria. Sono cristiani con ruoli diversi, ma tutti cristiani, obbligati a lasciare tutto e seguire Gesù. Quello che abbiamo proclamato è stupefacente. Se non ci fosse stata questa conclusione, la domanda che fece quel tale, cosa devo fare per avere la vita eterna, sarebbe rimasta incompleta. Cosa deve fare per la vita eterna? Sì, tu hai osservato i comandamenti, però una cosa sola ti manca. Vai, vendi quello che hai, dalle ai poveri, avrai un tesoro in cielo. Vieni e seguimi. Se non ti ho rattristato, certo. Però i discepoli certo domandarono, ma e San Pietro per tutti, noi che ti abbiamo seguito, cosa ce ne viene? E l'hanno seguito all'avventura, seguendolo dove Gesù andava per villaggi e paesi, per colline e pianure, ad ascoltarlo e vedere la folla. E loro andavano dietro a Gesù, avendo lasciato tutto. I propri affetti, la barca, il lavoro, se per seguire Gesù. Dice, noi che ti abbiamo seguito, che cosa ce ne verrà? Cosa, ecco, guadagnerete 100 volte tanto di quello che avete lasciato. E riceverete la vita eterna. La conclusione, la risposta completa a quel tale è questa. Rinunziando ai propri beni, ai propri affetti e anche a se stesso, per Gesù e per il Vangelo, sembra che ci diventa poverissimi, straccioni, senza ferire. Invece, 100 volte tanto di quello che si è lasciato. E li enumera. Padre, madre, fratelli, sorelle, figli e campi, e possesso, campi. Ricevete 100 volte tanto. Sant'Agostino commenta, sì, 100 volte tanto, ma non 100 mogli. Chi se lo sopporta 100 mogli?
Invece è paradossale per significare che a chi segue Gesù non mancherà nulla e nessun male lo toccherà. Esperienza che possiamo avere dai santi, ma anche da noi religiosi. E anche da gente che segue la vicenda del Vangelo predicando e rischiando e giocandosi tutta la vita, veramente non manca niente. E per noi, frati specialmente, di qualsiasi ordine, si è sperimentato che non ci manca. Non sono niente in cose, come dire, cibo, vestito e tetto, ma anche gli affetti, affetti di tutto il popolo, affetti sinceri, affetti che vengono a servire specialmente nella vecchiaia, quando non c'è nessuno, ecco che c'è delle persone che spinti dalla carità, che viene dallo Spirito Santo, che viene da Gesù, che viene dal Padre, ci servono e ci danno tutto quello che noi abbiamo lasciato per seguire Gesù. La parola di Gesù, la parola di Dio, non ti smentisce. Alleluia.